Sassari, giovedì 18 novembre alle ore 16, nella sala Candelieri dell'Hotel Grazia d'Aledda è stata presentata la pubblicazione dal titolo Contabilità e nuovi schemi di bilancio per organizzazioni e volontariato, ODV, curata da Tiziano Ciricola per conto del CSV Sardegna Solidale, che ne ha curato la presentazione a Nuoro, a Sassari e a Cagliari. La pubblicazione è la prima su questo tema in Italia e, come ha sottolineato Giampiero Farru, presidente di Sardegna Solidale, non risultano altre pubblicazioni così specifiche e circostanziate su questo argomento, perché è dedicata esclusivamente all'organizzazione di volontariato, a disposizione degli operatori amministrativo-contabili, tesorieri dell'ODV, che consente di affrontare i nuovi obblighi di bilancio decorrenti all'esercizio 2021. Il testo sarà utilizzato anche come supporto per i corsi sui nuovi obblighi di bilancio promossi dal CSV Sardegna Solidale nell'ambito del Piano di Formazione Formidale 2021, per poter supportare le tante organizzazioni di volontariato che operano in Sardegna e in Italia, evitando il rischio di fare confusione con i tanti obblighi di competenze di altre realtà del terzo settore, in particolare le associazioni di promozione sociale. A seguito delle ultime analisi compiute dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ATS, l'acqua del quartiere alla Landriga, Caffè Roma, Mastrusantu e all'Argentiera è stata dichiarata di nuovo potabile. Dagli esami è risultato che i parametri sono rientrati nella norma e sono state dunque revocate dal sindaco Nanni Campus le ordinanze che imponevano restrizioni nel consumo diretto da parte dell'uomo. Sedici film per otto serate in un'accurata selezione di opere cinematografiche e televisive realizzate da uno dei maggiori autori italiani contemporanei. Da sabato 20 novembre prende il via a Cagliari la retrospettiva La leggerezza dello sguardo, il cinema di Gianni Amelio, dedicato all'opera del grande regista calabrese, la cui anima artistica è capace di evocare storie di rapporti essenziali, come quelli tra adulti e ragazzi, e al contempo rende partecipi di un mondo non solo personale, attraversando quasi mezzo secolo della grande storia, dagli anni di piombo a quelli di Tangentopoli, dagli sbarchi dei clandestini nelle nostre coste a uno sguardo europeo. Le proiezioni si terranno nella Sala Resu in Viale Regina Margherita 38, mentre il premio alla carriera sarà consegnato il 29 dicembre in Sala Castello nella serata conclusiva. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Alambicco, con il sostegno della Regione Sardegna e in sinergia con l'Associazione Culturale La Macchina Cinema. I film saranno introdotti da esperti di cinema, critici cinematografici e letterari, docenti universitari provenienti dalla penisola, del calibro di Fabio Ferzetti, Gianfranco Gianni, Piero Spila, Anton Giulio Mancino, Daniela Marcheschi, Gabriela Gallozzi, Paolo Minuto e di operatori culturali ed esperti di cinema sardi, quali Alessandro Macis, Elisabetta Randaccio e Patrizia Masala. La pianta delle clementine appartiene alla famiglia delle rutacee e si ottiene dall'incrocio fra la pianta del mandarino e di un tipo d'arancio. Pur essendo originaria della Cina e dell'Algeria, le clementine sono state diffuse nelle zone a clima temperato del bacino del Mediterraneo. La pianta e i frutti hanno preso il loro nome da un frate di nome Fra Clemente Rodier, che scoprì questo frutto nel giardino del suo orfanotrofio a Misserghine in Algeria nel XVIII secolo. L'albero di clementine è un arbusto sempreverde ben ramificato, che può raggiungere i 6 metri di altezza, ma quando viene normalmente potato in genere raggiunge soltanto 2 metri. Le sue foglie sono ovali, verdi, lucide e aromatiche, i fiori bianchi, piccoli, profumati e si sviluppano all'estremità dei rami. I frutti, le clementine, sono succose, acide e dolci e maturano verso ottobre. All'inizio sono verdi, ma diventano di un bel colore arancione appena si abbassa la temperatura. In genere non hanno semi, ma se si trovano nella stessa zona in cui ci sono
altri alberi di agrumi in fiore in grado di impollinare l'albero di clementine, le clementine conterranno i semi. Grazie al loro contenuto di acqua, le clementine sono dissetanti, rinfrescanti, mentre per la presenza del bromo, un importante sale minerale, sono utili a chi soffre di insonnia, stimolano l'appetito e hanno un'azione vasoprotettrice per la circolazione, rinforzano il sistema immunitario perché ricche di vitamina C, contengono una grande quantità di fibre utili per rafforzare la regolare funzionalità intestinale, aiutano a controllare i livelli del colesterolo cattivo nel sangue. Il beta-carotene, un potente antiossidante protettivo della pelle presente nelle clementine, facilita l'assorbimento dei raggi solari anche nei mesi non troppo caldi. La vitamina A, contenuta nelle clementine, stimola l'assorbimento del ferro, protegge e aiuta l'intero sistema immunitario e in particolare gli occhi e la vista. La loro quantità di potassio aiuta in caso di dolori muscolari e ossei, mentre il fosforo e il calcio aiutano a combattere forme di osteoporosi, ottime per distendere e proteggere la pelle. Le clementine vengono utilizzate anche per impacchi e creme naturali, dolci ma molte ipocaloriche, vengono consigliate anche nelle diete dimagranti e, essendo ricche di acqua, favoriscono la diuresi e l'espulsione di tossine. Partirà il 23 novembre 2021 con le prime lezioni il percorso di animazione alla lettura in biblioteca. Si tratta di un'iniziativa organizzata e finanziata dall'Associazione Memoria Storica Torresina, APS, e dalla Biblioteca Popolare dello Sport, rivolta agli studenti di due istituti che si trovano al Centro Storico di Sassari. Il laboratorio di animazione alla lettura si svolgerà nei locali della Biblioteca Popolare dello Sport, in via Turritana 76B, e coinvolgerà tre classi, due classi della scuola primaria e una classe della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di San Donato. Il progetto è stato accolto e condiviso dal dirigente scolastico Patrizia Mercuri. I testi sono stati acquistati e messi a disposizione dalla biblioteca. L'obiettivo è stimolare in un contesto favorevole la creazione di un rapporto diretto con il patrimonio librario. Il laboratorio vuole rappresentare lo spazio in cui si possa usare la lettura in maniera personale, creativa, alternativa rispetto alla dimensione esercitativa della lettura svolta in classe. Si punta a innescare un processo di acquisizione graduale e continuativa di competenze, raggiungibile attraverso la curiosità di tutte le parti in causa, proponendo libri che né gli alunni né gli insegnanti conoscono affinché la scoperta sia collettiva, pagina dopo pagina, durante la lettura in classe. Il laboratorio verrà curato da Claudia Tamarachelo, laureata in Scienze dell'Educazione, educatrice e animatrice alla lettura che vanta un'esperienza di 15 anni. Gli studi sullo sviluppo dei bambini hanno dimostrato come la lettura sia un'importante risorsa per l'acquisizione di competenze sia a livello cognitivo che affettivo e emotivo. Attraverso la lettura si impara a interpretare la realtà e si scoprono punti di vista, modi di vivere e culture differenti. Si accede al regno del fantastico, nel quale si possono visitare posti esotici, incontrare personaggi speciali e vivere avventure impossibili. Le esperienze maturate negli anni hanno permesso di constatare come un percorso di animazione alla lettura abbia promosso un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Il percorso di lettura si propone di offrire altre risorse rispetto al contesto educativo scolastico, attraverso modalità interagenti e integrative, mai sostitutive alla didattica. Amici di TeleG, ben ritrovati. Siamo ancora una volta all'era della pizza per il nostro consueto appuntamento con la nostra solita trasmissione Oggi Pizza. Come vedete, al mio fianco non c'è Matteo. Matteo è stato chiamato da Papa Francesco perché domani all'Angelus dovrà presentare la pizza direttamente lì in Piazza San Pietro. Siamo invece in compagnia di Roberto Azzeni, sì, che è di Alghero, della pizzeria La Lucerna. La Lucerna. Allora, sono venuto a trovare un amico, sì, e mi ha ospitato per provare a fare novità delle pizze che faccio io giù a Alghero.
Tu avevi già cucinato per il Papa o sei geloso? No, ancora non ho cucinato per il Papa. Ci vorrei andare, però... sarò il suo braccio dentro quando andremo a fare la gara lì a Masterchef. Matteo ci dirà poi com'è andata. Matteo, vieni qua, tu, Papa Francesco. Buongiorno a tutti. Ciao, ben trovato. Allora, Roberto è venuto a trovarci, l'abbiamo invitato. Ecco, racconta questa novità, dai. Perché è un ragazzo che mi è rimasto nel cuore, è un professionista come me di Alghero, che potrebbe avere un'opportunità come ce l'ho avuta io. Diciamo anche pizzeria alla Lucerna, giusto? In via Sassari, io sono andato molte volte a mangiare una pizza, perché anche io mangio pizza quando sono libero ogni tanto. Aspetta un secondo, ma lo fai pagare quando? Certo, bisogna, deve pagare, chiunque paga. Anche qualcosa in più magari. No, qualcosa in più no, poi fuori casa giochiamo. Mi tratta sempre bene, come che fossi a casa mia, la verità. Vado da lui perché ha un metodo di lavoro come il mio, a parte qualche sfumatura che ogni pizzaiolo ha nella sua mano, nel suo impasto, però diciamo che nelle farine c'ha le mie metodologie. Quindi ho avuto il piacere di ospitarlo qua da me per cercare di fare qualche voto con degli I like, una nuova votazione che c'è per questo, diciamo, questo talent che stiamo per affrontare. Io ci andrò di diritto perché sono arrivato primo alla tappa, però lui sta cercando dei voti. Potete andare su Facebook, cercare Roberto Azzeni e dargli il vostro contributo, se vi piacerà anche come presenta la pizza con le sue cose. Oggi porterà una pizza che ha voluto chiamare La Lucerna come il suo locale. Vediamo cosa ci metterà dentro. Bene, Robè. Allora, andiamo un po' a stendere il nostro panetto. Vediamo un po' e così andiamo a confrontare la manualità di Roberto con la manualità di Matteo. Lui è già geloso, guarda. È già geloso. Stesso impasto mio, buono. Dunque, mettiamo un po' di mozzarella. Sì. Un po' di salsiccia secca, salsiccia di Ittiri, che mi fa un macellaio apposta per me. Quindi è una salsiccia un po' particolare, eccola qua, il nostro buon Paolo intanto la sta inquadrando insieme agli altri ingredienti. Poi metteremo a fine cottura un po' di pomodorini da terino con un po' di rucchetta e ricotta mustia. Ecco, questa ricotta mustia da dove viene? Sempre da Ittiri, me lo fa un privato artigiano. Come vedete qui all'era della pizza, mi pare di capire adesso anche alla Lucerna, gli ingredienti sono sempre di prima qualità e soprattutto tutta roba artigianale e sarda. Tutta roba artigianale e sarda, esatto. Per ecco, Matteo ogni tanto indossa la sua... Noi sottolineiamo questi prodotti perché siamo fieri di usare questi prodotti, perché vogliamo far lavorare anche la gente del posto. E al di là del fatto poi che sono anche i migliori in assoluto. Ci può... Esatto. Bene, quindi qua adesso siamo pronti ad andare in cottura o devi ultimare? Ah, ecco, perfetto. Allora, Matteo, Giovanni è venuto? Sempre lui. Eccolo qua. Oggi, come avete potuto notare, amici, siamo in tanti. Ciao Giovanni. Buongiorno a tutti. Tu no, non sei di Alghero, no? No, io sono bancalese. Giovanni, mano alla pala che... Naturalmente questa pizza, abbiamo detto, senza il condimento del pomodoro, poi verrà alla fine completata col resto degli ingredienti che andranno posizionati a crudo. Giovanni, oggi che tipo di legna stiamo andando ad usare? Oggi abbiamo sempre olivo, sempre essiccato bene. Adesso chiediamo come vuole la cottura. Ecco, adesso... Voglio chiedere a Roberto, Roberto, come cottura oggi, come con questo tipo di pizza? Se vuoi la puoi seguire tu, Robby. No, facciamo seguire al fornaio. Garantisco io, è bravo. È bravo? È bravo. Oramai poi è una tradizione consolidata, c'è anche un... su Facebook hanno aperto un fan club Giovanni Bonivogo. C'è
questo club per Giovanni. Sì, sì, chiedigli l'amicizia, chiedigli l'amicizia, sì, perché oramai lui è diventato il re della legna, il re dell'ulivo, tratta tutti i tipi di legna. Se ve lo ritrovate nei vostri terreni con un rubando legna con una motosega, con la giacca, sappiate che è Giovanni. A che punto siamo, Giovanni? Ci sarà ancora un minuto quasi circa. Come vedete anche la mano sembra che sia rimasta la stessa, guardate un po' il cornicione bello alto. Sì, diciamo che la pasta si assomiglia molto alla nostra, un impasto ricco di germe, anche lui adotta sempre le nostre metodologie di lunga lievitazione. L'abbiamo invitato qua perché è un professionista come noi. Ecco, Roberto, lui prima accennava a questa storia della pagina di Facebook dove magari sono attesi like di chi ti segue. Su che pagina bisogna andare per trovare e magari mettere il classico mi piace? Devi andare sul mio profilo di Azzini Roberto e poi lì vede il coso del like dove poter votare. Ci deve cliccare sopra. Non mi piace. Ah, ecco, bisogna proprio cliccare specificatamente sulla parte richiesta. Mi piace Roberto Azzini e lasci il tuo nome e l'email. Ok, allora amici, andiamo a trovare su Facebook Roberto Azzini, vediamo un pochino. Adesso io intanto poi alla fine vi darò il mio like personalissimo dopo che ho gustato la pizza. Adesso vedo che la pizza credo che abbia già preso cottura, la mettiamo sul tavolo per terminare la guarnizione e il suo condimento con gli ingredienti rimasti. Allora, aggiungiamo cosa, Roberto? Una bella struttura, soddisfacente come cottura, anche sotto una buona cottura. Giovanni promosso come al solito. Cosa aggiungiamo adesso? Adesso aggiungiamo un po' di pomodorini, un po' di rucchetta selvatica e ricotta mustia. Vado? Eh sì, anche perché io ho un pochino di fame, tu non lo sai, ma io ogni tanto mi pagano per gustare. Vero? Non c'è problema. Solo che... Vedi, grazie, cosa ti dicevo, che il nostro ospite si sarebbe assomigliato molto alla nostra pizza. Come ripeto, è un professionista e mi piacerebbe anche con lui. La cosa che apprezzo di più è che, come al solito, anche lui, così come te, utilizza sempre ingredienti di prima qualità e prodotti del nostro territorio. La ricotta, la grattugio perché rimane più delicata, siccome... Matteo non hai i soldi per comprarsi la grattugia. Vedi, ognuno ha le sue sfumature. Sì, certo. Beh, è giusto che sia così, anche perché un tocco di diversità ci deve essere sempre, altrimenti sparisce qualsiasi termine di confronto. Eccolo qua. Allora, guardate un po', Roberto sta aprendo la pizza. Adesso passiamo alla fase più bella della nostra trasmissione. Ok, ottima. Eccola qua. Sì. Ok. Mi adesso, sa. Ragazzi, possiamo anche degustarla questa pizza. Eh beh, sì, possiamo. Dobbiamo. Senti, Matteo, in una delle puntate precedenti avevi un buon vinello. Ma cosa dice? Riusciamo a tenere avanzato? Riusciamo ad accompagnarla? Sì, adesso la taglia, la gustiamo e dietro le quinte avrai anche il vinello. Ah, bene. Anche perché, vista l'ora, siamo in perfetto orario. Mangereccio. Sta bene. Perfetto. Mi raccomando, votate Roberto, date una possibilità anche a lui, a un altro sardo, di venire alle finali del Talent Show di Master Pizza. Che saranno, ricordiamo, a settembre prossimo. Potete trovare quindi su Roberto Azzini, su Master Pizza Chef, c'è proprio un piccolo link dedicato a questa votazione. Perfetto. Se lo volete vedere, allora, anche su YouTube, proprio come ha presentato la pizza, scrivete Master Pizza Chef. Bene, Roberto, allora, Azzini. Venite qua vicino a me. Roberto, in bocca al lupo. Giovanni, eccolo qua. Roberto, intanto Paolo adesso
che ci sta inquadrando, chiude le telecamere e poi passiamo ad assaggiare. Ma certo, consentimi certo di ringraziarti per aver partecipato alla nostra trasmissione. Grazie a voi. E dopodiché in bocca al lupo per questa avventura di MasterChef Pizza. Grazie a tutti voi. E... ci ritenteremo. Amici, l'era della pizza a Lipunti in via Vittorio Era, vi aspettiamo a sabato prossimo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Maduliva viz, aviz, aviz, cavumarolandop, cavumarolandop, maduliva viz. Amici di Tele-G, bentrovati e noi continuiamo a lavorare per voi altri 30 anni. Il mondo della comunicazione sta cambiando, ma noi cambiamo insieme a lei. Quindi vi portiamo la nostra televisione nelle vostre tasche, nei vostri telefonini, con un gesto semplicissimo. Cliccate www.teleg.tv e ci potete trovare a New York, in Svizzera, in Germania, in Francia, a Sassari, a Cagliari, in tutto il mondo. Noi continueremo a darvi il nostro servizio. Telegiornali, dirette, eventi, programmi di intrattenimento, pubblicità. Quindi mi raccomando, non esitate a cliccare www.teleg.tv e noi saremo nelle vostre case ovunque al mondo. Mi raccomando, guardate teleg.tv e ci portate ovunque nel mondo. Continuate a seguirci. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre. Tele-G guarda al futuro. Dal prossimo 22 novembre la nostra emittente lascerà il digitale terrestre per passare, dopo quasi un anno di sperimentazione, su internet. Tele-G già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere Tele-G sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet, digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo, la potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. Tele-G, la TV in tasca.